Direi che possiamo cominciare. Cosa dite? 18 e 1 in virtù del mio cuore svizzero, comincerei. Vi saluto e vi do il benvenuto a questo settimo incontro a parlare di scrittura e di copywriting. E oggi parto dal ringraziarvi per le tante esperimenti di campagna di Greenpeace che avete fatto in questi giorni. C'è ancora tempo, pensavo di darvi ancora qualche giorno per riuscire a completare questo esercizio, fare un grande documento e ammorbare Nicole con tutti i nostri esperimenti, il mio compreso. Quindi, per chi non c'era nell'incontro precedente, abbiamo avuto con noi Nicole Romanelli che ci ha parlato di copywriting e attivismo. E lei ci ha lanciato questo esercizio. Ci ha proposto di creare una campagna, ovviamente concentrandoci per quello che ci pertiene sulla parte di copywriting, una campagna che promuovesse la necessità di una mobilità più sostenibile anche dopo il Covid. Quindi se qualcuno avesse piacere di sperimentare di nuovo entro questo giovedì, entro il prossimo giovedì all'incirca, raccoglierò poi tutto il materiale e lo manderò alla Santa Nicolina perché ci possa dare il suo punto di vista e qualche feedback in merito. Dunque, la volta scorsa ci siamo lasciati con una promessa da parte mia di fare una piccola puntualizzazione su alcuni consigli rispetto alle headline. Che cosa intendiamo con headline? L'abbiamo visto nell'incontro dedicato alla marea di anglicismi che governano il mondo della comunicazione, soprattutto la comunicazione in digitale. Un headline altro non è che un titolo. Il titolo ovviamente è la cosa più complicata da scrivere di sempre, lo avete sperimentato sulla vostra pelle nel momento in cui avete provato a scrivere una campagna immaginaria per Greenpeace. Quando devi esprimere un concetto molto forte e hai pochissimo spazio, allora la capacità di sintesi diventa una questione fondamentale, fa la differenza tra sopravvivere di questo mestiere o patirne le conseguenze. Quindi comincerò questo piccolo discorsetto introduttivo, come vedrete, della presenza di un altro ospite, anche questa volta molto croccante, e dico soltanto proprio due o tre precisazioni di cose che vi sarete, di cui vi sarete resi conto appunto esercitandovi in questi giorni. Dunque, nel caso in cui non dovesse sentire più niente a causa lavori esterni, scrivetemelo in chat che chiudo la finestra. Allora, la prima cosa che mi viene da dire per un discorso di esperienza personale, è quando vi mettete a scrivere un titolo, state attenti all'errore più tipico del mondo del copywriting, cioè la passione che mi contraddistingue, come contraddistingue immagino molti di voi, per le parole. A volte chi scrive è così drogato di parole che non si rende conto che molto spesso il giochino, il desiderio, l'artificio va a discapito del significato. Che cosa intendo? Intendo dire che nel momento in cui io scrivo un titolo, devo veramente mettermi a fare un'opera di sintesi importante che implica un ragionamento preciso, molto sofisticato, si spera. Nel momento in cui però devo tradurre questa idea in una frase, talvolta mi può capitare di far prevalere l'artificio retorico sul contenuto. Lo vedremo dopo perché vi mostrerò fisicamente degli esempi tra poco. Perché un'altra ragione per mettersi sempre un po' in guardia rispetto ai giochi di parole nei titoli, che ci sta in una certa misura, ci piacciono e ci fanno sorridere, ma c'è una misura anche in questo, è anche non soltanto alla questione del discapito l'oggetto della conversazione, ma anche poi, questo è marginale, ma la traduzione. Nel caso in cui la vostra campagna, il vostro sito, la vostra newsletter dovesse essere tradotta in un'altra lingua, vi renderete conto che il gioco di parole molto spesso non riesce a sopportare la traduzione. Dunque, un altro piccolo tips che mi viene da consigliarvi si riassume in questo breve titolo a sua volta: due frasi, non due righe. Ossia, molto spesso capiamo come l'effetto comico o un effetto incisivo si dia all'interno di un titolo in una frase singola o in massimo due. Difficilmente troverete infatti una headline composta da tre sintagmi, da tre frasi minimali. Molto più spesso sarà composto da due frasi, come una in risposta all'altra. Ecco, non saprei dirvi statisticamente con che incidenza, ma mi sembra buona norma ricordarci però che un titolo deve essere breve. Per questo dicevo non due righe, nel senso, esagerando iperbolicamente, nel senso che il nostro titolo dovrebbe essere conciso sia nei significati che ovviamente negli spazi. Per cui mi raccomando, sì al botta e risposta tra due frasi, ve lo mostrerò tra poco, ma no alle confessioni di Sant'Agostino messe al posto di un titolo.
Dunque, all'interno di una headline non c'è spazio per l'ambiguità, non ci deve essere mai. Se vi viene il dubbio di aver scritto una cosa che potrebbe essere interpretabile in un altro modo o che potrebbe rimandare a qualcosa, anche di positivo ci mancherebbe, ma che svia dal nostro discorso, attenzione, farsela leggere dal famoso amico cinico che manda in vacca il vostro lavoro di 2 ore in 3 secondi, quello di cui parlavamo spesso, sempre farlo rileggere a terzi, a volte doppi sensi, sessismi, blasfemie sfuggono al nostro controllo perché inintenzionali, ma vanno sempre fatte leggere per il timore appunto di andare a offendere il pubblico, di fare figure barbine, eccetera, eccetera, eccetera. Rimane anche nel campo della headline e dove altrimenti se no, la regola che dicevamo insieme dell'angolo della bocca. Ne parlavamo quando parlavamo di scrittura e di comicità e dicevamo infatti dovremmo sempre cercare di scrivere qualcosa di intelligente e se possibile anche qualcosa di piacevole, perché no? E quindi assolutamente anche nel mondo dei titoli è bene cercare di trovare lo spazio anche per una sana dose di ironia e di comicità, se si può ovviamente. Ci sono contesti che lo abbiamo visto insieme a Nicole la settimana precedente, lunedì scusate, il precedente incontro, ci sono contesti, clienti e settori in cui la comicità sicuramente non si presta. E questo lo possiamo facilmente immaginare, ma generalmente e per tutto il resto, quindi escluso la sanità, abbiamo visto anche, vabbè, l'esempio forse uno dei più noti, no? Quello di Taffo, comunicazioni di onoranze funebri. Ecco, questo è un caso paradossale, diciamo così, quindi che peraltro mi dicevano corrispondere poi di fatto a una particolare, sicuramente molto leggera campagna di comunicazione che si è tradotta però in realtà di fatto in un calo delle vendite generale per loro, perché la percezione che noi adesso abbiamo è una percezione di qualcosa che ci fa molto ridere, che è simpatico, che trova sempre fonti illuminanti, ma quando poi siamo noi a dover pagare tanti soldi a qualcuno per il funerale di un nostro caro, l'ultima cosa che vogliamo generalmente è trovare qualcosa di divertente. Diciamo che proprio non c'è proprio l'umore, ecco, per far questo in quel momento specifico di pagare qualcuno perché con serietà e rispetto si occupi dei nostri cari. Ma questo è un commento a parte. Dunque, l'ultima robetta che mi viene da dire sulle headline è l'headline dovrebbe reggere da sola. In teoria, una buona headline non ha bisogno di un visual a supporto. Poi è chiaro, ogni caso sa di sé, quindi ci sono anche contesti in cui invece diventa ancora più divertente o ancora più efficace, soprattutto il nostro discorso nel momento in cui ci leghiamo alla parte visiva. Ecco, queste erano alcune anche banali, se volete, considerazioni intorno alle headline, ma che sicuramente anche a me fa benissimo ripetermi molto spesso. Ora vi mostrerò alcuni esempi. Ho scelto un supporto cartaceo perché ce l'ho qua in presenza ed è un piacere mostrarvelo. Vi lascerò poi, quando ci sentiremo, con la mail con cui vi manderò i riferimenti bibliografici diciamo, tra virgolette, di questo incontro, vi manderò anche un link per vedere la versione digitale di quello che sto per mostrarvi, strumento che mi è anche, peraltro, propedeutico per introdurvi l'ospite di oggi. Dunque, questo che vi mostro, nella misura in cui riesco, perché è molto grande, è un catalogo viaggi, è un catalogo viaggi che abbiamo realizzato, questa è la collezione 2020, come vedete. Abbiamo sfatato anche un po' il mito originario della bella gnocca in copertina e ci abbiamo messo questo bel ragazzo sorridente, molto felice di essere in vacanza. Allora, il mondo di cui vi sto per parlare, il mondo del viaggio, mondo facile, diciamo, dal punto di vista della comunicazione, perché è associato a momenti felici. Quindi una cosa che più che altri settori ci permette di divertirci e di divertire, quindi è sicuramente un mondo facile, leggiadro e felice. Il motivo per il quale decido di farvelo vedere è per mostrarvi qualcosa di fatto realisticamente, ma anche per riflettere sul ruolo delle headline e sulla loro posizione. Dunque, perché questo? Perché le headline in questo catalogo le troverete in luoghi a volte insospettabili. Perché la possibilità di usare il linguaggio per divertirsi e divertire evidentemente è varia. Ad esempio, partiamo proprio dalla fine. Ecco, nell'ultima pagina troverete scritto: in una vacanza Bravo non esistono titoli di coda. Adesso, questo ovviamente è l'esempio di questo brand, il brand si chiama Bravo, fa parte del mondo Alpitour. Perché vi mostro questa pagina? Per ricordarvi che anche dove non pensiamo di poter mettere un contenuto di senso o una parte della nostra comunicazione, in realtà si aprono le porte per momenti divertenti. Questa è una frase semplice che dice quello che afferma, no? Che una vacanza Bravo non finisce dove sembra finire, in questo caso a livello fisico, su questo catalogo, come spiegheremo nella body copy sottostante,
E invece anche a livello emotivo, perché è una vacanza che ti porta, insomma, poi c'è tutta una sua argomentazione. Un altro punto che desidero farvi vedere di questo catalogo è qui, è l'indice del catalogo. Qui potete leggere, c'è un po' di bravo in tutto il mondo, dopodiché si dipanano le località con le pagine segnate, come mai vi faccio riflettere su questo? Frase semplicissima, ma che posta in un punto in cui di solito non ci sono frasi. Questo arricchisce il nostro progetto. Che stiamo parlando di un sito, che stiamo parlando di una newsletter o di qualsiasi altro spazio dove possa stare una frase, ricordiamoci sempre che c'è tutto lo spazio per innovare e mettere contenuti funzionali e, se si può, divertenti anche dove non si pensava di poter. Andiamo avanti, vedendo un po' di headline, sfoglieremo insieme le pagine introduttive di questo catalogo. Cifra costitutiva, infatti, di Eggers 2.0, dove io e l'ospite che sto per introdurvi ci siamo conosciuti, è la cura con cui ha deciso di aggiungere delle pagine introduttive rispetto a questo prodotto. Direte perché? Perché all'interno di quello spazio, l'introduzione prima delle destinazioni, non so se avete praticità con un catalogo viaggi, ma un catalogo viaggi di buona norma è così ripartito, quindi ha una fotografia della località, o qui vediamo gli animali, ad esempio. E poi c'è una parte di testo in cui vengono descritte le strutture, i luoghi, le cose che mangerete, eccetera, eccetera. Ma di questo io e l'ospite vi racconteremo, spero ridendo ormai, di quanto poi contenuto c'è da scrivere per un catalogo di viaggio. Le pagine introduttive sono quelle che invece esprimono l'anima delle persone, del brand che sta parlando. Allora, in questo caso andiamo ad aprire e vediamo. Ecco, la primissima, ho scoperto quanto è bello essere bravo. Ovviamente il nome di questo brand ci permette dei giochi di parole, diciamo, interessanti, ecco, per cui in questo caso possiamo ironizzare sul fatto di essere bravo. Qui ne abbiamo un'altra. Dopo aver quindi introdotto una sorta di filosofia, cioè lo spazio in cui raccontiamo l'anima di colui il quale parla, buona norma sempre, anche quando facciamo presentazioni online o quando facciamo un sito, prima roba, chi sta parlando? Presentarsi. Poi, qui cominciano invece cose più specifiche del settore turismo, che ad esempio qua è l'animazione. Finalmente ho mandato in vacanza la noia. Quindi stiamo parlando in maniera precisa di qualcosa, ribadiamo il concetto vacanza, cancelliamo la noia e qui alleghiamo ovviamente immagini di ampio divertimento. Poi, ancora, parliamo di cucina. Ho trovato il mio ristorante a chilometro zero dall'altra parte del mondo. Qui il gioco si crea appunto tra il tema del chilometro zero e del slow food, ma anche il fatto che sei dall'altra parte del mondo. Quindi ribadisce in maniera molto chiara, a volte anche concretissima, quello di cui stiamo parlando. Poi andiamo avanti e troviamo la pagina dei teenagers. Qui il sabato sera dura tutto il giorno e tutta la settimana. Quindi no, rimandiamo al fatto che il sabato sera è il momento in cui i ragazzi che non hanno scuola possono uscire. E quindi potevano uscire in un mondo precedente a questo, e quindi insomma ribadiamo il fatto che il divertimento è molto ampio nel nostro brand che ti porta in vacanza. Poi ognuno al suo, ci mancherebbe altro. Qui vediamo ad esempio con Bravo ho scoperto la differenza tra turista e viaggiatore, però come vedete devono essere tutte quante cose abbastanza brevi, incisive, molto spesso concrete. Non abbiate paura di essere semplici e concreti. Vi mostrerò altri quattro esempi e poi finalmente lascerò la parola con molto interesse al nostro ospite. Questa è una pubblicità di un corso per bambini di giocoleria. Ride bene chi ride sempre, soprattutto in vacanza. Perché vi mostro questo titolo? Dunque, ride bene chi ride sempre. Volevo mostrarvelo perché quando l'ho scritto, l'ho fatto come si fa molto spesso nel mondo del copywriting, prendendo spunto da proverbi. Perché questo vi dico? Come diceva Nicole giustamente nel precedente incontro, il copy deve copiare. Questa è una regola. Se vi rifate anche a proverbi, sappiate, potete farlo tranquillamente, basta semplicemente che li innoviate un po'. È uno strumento che può funzionare perché è una cosa che conoscono tutti, quindi richiama l'attenzione. Sei preparato a leggere qualcosa, che in questo caso sarebbe chi ride ultimo, ovviamente, e invece, tac, sorpresa, come mai chi ride sempre? Ah, è una scuola per bambini perché tutta la settimana in viaggio faranno giocoleria, fantastico. Ok, quindi si può e si deve. Vedete però anche ribadire in vacanza. Non è vietato assolutamente ribadire sempre il contesto di utilizzo e essere chiari fin da essere stomachevoli. Poi, a maggior ragione, citazionismo anche qui. Qua scrivevamo, oltre le spiagge c'è di più, quindi ovviamente citiamo
oltre le gambe c'è di più, ma lo rinnoviamo in questo senso, quindi va bene, è lecito, ci sta. Se siete indulgenti vi fa anche un po' sorridere, spero lo siate, siate buoni con me. Dunque, qui un altro piccolo gioco che rimane sempre nel contesto del settore, ribadisce il campo semantico di cui ci stiamo occupando. Per diventare bravo in mare si impara dai migliori della terra, quindi questo gioco che vi travolge, mi rendo conto, tra mare e terra, quindi ribadendo anche appunto in breve spazio cosa sto per dire, infatti subito dopo, che i campioni MeToo e Joe ti faranno solcare l'adrenalina in un mare di divertimento, sono insegnante di surf e di kite, quindi questo è il concetto essenzialmente. Ma andiamo avanti, vediamo un'altra tipologia ancora. Eccolo qua. Poi vi dico, ovviamente online c'è tutto il materiale in digitale che vi passo anche per parlarne insieme. Qui, scuola Accademia del Tennis. Bravo ti insegna un modo nuovo per fare colpo. Quindi qui a chi stiamo parlando? Per chi è questo titolo? Ovviamente è per quel tipo di target che in vacanza farà tennis. Qual è? Mediamente è un pubblico che ha sui 30 anni, insomma, parte più o meno da quell'età, perché le cose per bimbi sono proprio organizzate apposta per i bambini. Quindi questa è un'academy che si rivolge a una fascia di età che noi abbiamo voluto collegare al mondo del rimorchio, essenzialmente, non saprei come altro dirlo in maniera fine. Ecco perché uniamo con un gioco di parole il mondo del tennis a quello del rimorchio e usiamo l'espressione fare colpo. Poi chiudiamo con un'ultima e lasciamo finalmente la parola all'ospite. Così, una come tante dice, il fascino di Cuba non è senza età, ne ha tantissime e tutte intriganti. Dunque, sto leggendo questo commento di Alessia che è lì in chat e ci dice, ma non abbiamo rischio di essere, di cadere nel cliché, ci mancherebbe altro, ed è quello è il lato più complicato di tutti. Io direi, credo che in quello ti dia una mano tantissimo l'esperienza e anche però appunto fartelo leggere da qualcun altro, perché dal famoso amico cinico è l'unica roba credo che possa tutti quanti noi aiutare, ecco, quella di passare per la revisione di altri, almeno per me è fondamentale, non potrei mai fare questo lavoro completamente da sola senza censori e revisori. Dunque, come vi dicevo, c'è questa parte di titoli, eccetera, eccetera, ma un catalogo si compone anche di pagine, pagine, pagine di contenuti. Possono essere contenuti anche molto tecnici, stiamo parlando ad esempio di quanti lettini ha la spiaggia privata del vostro resort o di che tipo di cucina troverete se andrete nel periodo di agosto, per dire. C'è gente che riesce a rendere anche questi contenuti tecnici un romanzo. Questo è il motivo per cui ho avuto il piacere di collaborare per questo catalogo con il nostro ospite Francesco Nappi, il quale ho invitato qui con molto piacere perché credo che abbia diverse cose interessanti da dirci. Quindi questo bravo arancione con belloccio in copertina è stato frutto del nostro lavoro condiviso, in massima parte anche del suo, che ricordo con piacere si è trovato a scrivere anche da luoghi assurdi, momenti assurdi della sua vita. Quindi vorrei presentarvelo e lasciargli la parola se volesse fare la sua uscita. Eccoti. Eccomi. Ciao. Ciao Fra, ben trovato e grazie ancora di aver deciso di partecipare a questo incontro. E vorrei introdurti facendoti due o tre domande biografiche, ci mancherebbe, inerenti al mondo della comunicazione. Mi piacerebbe quindi chiederti come hai deciso di cominciare questa carriera nel mondo della scrittura e quali sono state le tue tappe principali, se ti va di raccontarcele, che ti hanno portato ad essere l'esperto di scrittura che sei oggi. Va bene, no, ci proviamo. Io però volevo un attimo guardare in faccia un po' le persone con cui parlo, un'abitudine che mi prendo ogni volta che ho una platea e il digitale ce la toglie un po'. Se ci avete voglia di attivare la camera, ci guardiamo e ci salutiamo. Oh, va che belle facce sorridenti. Se no mi sembra sempre di parlare al muro. Ma tu stai parlando al muro? Sto parlando a un muro però digitale animato da tante belle facce. Oh, vedi piano piano, che bell'effetto. Tic, tic, tic. Blocca tutto, insomma, troviamo una via di mezzo, però siamo No, in no, cinque. no, adesso lo spegniamo subito, era solo per guardarli un attimo, per dire ciao, belli. Ok, va bene, potete spegnerlo, vi ringrazio per questo bagno di umanità. allora, dunque, io ho avuto un approccio abbastanza ibrido alla professione, nel senso che io ho vissuto
per molto tempo a Roma, dove ho studiato teatro, recitazione, e sono venuto a Torino, dove abito attualmente, con l'idea di fare la scuola Holden, che è una scuola di storytelling, e anche di scrittura, ma non solo. Convinto di portare avanti la questione drammaturgica, diciamo, mi piaceva scrivere per il teatro. Solo che sono entrato alla Holden appunto scrivendo di teatro e sono uscito programmando videogames e facendo il copywriter, che erano due mondi che non sapevo nemmeno esistessero, perché piano piano durante i miei studi, diciamo, ho vissuto sulla pelle tutto l'effetto della rivoluzione digitale. E mi sono reso conto di un sacco di cose che facendo teatro non vedevo, perché il teatro è un mondo ancora un po' legato al modello novecentesco, molto fisico, molto poco digitale e anche spesso troppo autoreferenziale, poi dipende dal giro in cui ci si acchiappa. Però tendenzialmente io vivevo parlando di teatro, conoscevo persone che parlavano di teatro, facevano teatro e basta. Quando sono arrivato in un contesto più, diciamo, multidisciplinare come la scuola Holden, ho iniziato a conoscere tutta una serie di discipline e universi che non conoscevo e mi è venuta proprio voglia di farmi contaminare, di mettere dentro queste cose che avevo studiato, perché ho scoperto che quello che io avevo studiato potevo applicarlo anche in altri ambiti che non fossero il teatro. Esempio, io esco dalla scuola Holden e mi prendono da Eggers, dove appunto lavora Lucia. E da Eggers c'è da scrivere come copywriter. E uno dei primi lavori che mi arriva è scrivere un dialogo per uno spot radio. Gli spot radio sono un esercizio che vi consiglio, non so se Lucia ve l'ha già proposti come attività, ma vi avrà detto che avete 30 secondi per esprimere un concetto, di cui 15 sono il famoso codino, che è il pippone finale, quindi quello che vi resta a voi sono 15 secondi quando vi va bene, se non 5 se lo spot è breve, per raccontare una storia. E quindi in 15 secondi tu riesci a dire un numero di parole veramente limitato, devi cercare di aprire, raccontare e chiudere una storia. E in questo, per esempio, la mia esperienza teatrale mi è venuta in grande sostegno, perché il senso del ritmo, del dialogo, il raccontare vicende in maniera drammaturgica era quello che io avevo fatto fino allora. Quindi sono entrato nel mondo del copywriting sfruttando il bagaglio di esperienze che avevo fatto prima. Poi sono uscito da Eggers e questo lavoro mi è cominciato a piacere ancora di più, e quindi ho aperto partita IVA, ho cominciato a lavorare da freelance e ho fatto un sacco di esperienze con agenzie diverse, ho lavorato con la stessa scuola Holden. Ho fatto anche lavori diversi, sempre legati al mondo della creatività tendenzialmente, perché poi quello che vi dirò dopo per introdurre l'argomento che vi ho portato è proprio che siamo in un'epoca che dopo la rivoluzione digitale non consente più di essere monotematici e professionalmente specializzati su una sola cosa. È un mondo instabile, è un mondo abbastanza fluido, per cui il terreno sotto i piedi ci cambia in continuazione. Se voi leggete i libri dei sociologi, degli storici che cercano di descrivere questo secolo e proiettare nel futuro le loro profezie, vi renderete conto che, per esempio, entro il 2050 l'80% delle professioni che noi conosciamo saranno sparite, sostituite da macchine, eccetera, eccetera. Non voglio essere catastrofico, ci sono fior di studi, ve li consiglio. Per esempio, uno è Harari, che è abbastanza famoso. Se leggete Homo Deus, vi fate il segno della croce, dice: ok, ma allora io che faccio nella vita? E comunque, questo tipo di riflessioni mi hanno portato a sviluppare una professionalità di tipo ibrido, il che vuol dire continuare ad allargare la mia professionalità piuttosto che approfondirla, quindi non studiare solo una cosa, ma studiarne altre. Io sono diventato un programmatore di Java. Sono riuscito a imparare a programmare videogames come game designer con Unity, eccetera, eccetera, il social media manager, project manager, faccio il docente per alcune realtà, insomma cerco di allargare il più possibile le mie competenze mettendole a sistema. Questo è un modo per far sì che nel momento in cui vi crolla un lavoro ne avete altri sei tendenzialmente,
cioè è difficile rimanere proprio a secco, però non sono sei lavori ognuno diverso dall'altro, sono tutti lavori che rientrano in un cerchio di professionalità che è coerente e che vi permette di fare quello che vi piace di più. In questo caso il mio è utilizzare la creatività e raccontare storie, ma può essere applicato a qualsiasi altro ambito lavorativo questo discorso, con le dovute differenze e casi specifici. Incredibile, l'ha appena cominciato, dice Claudia. Leggilo, leggilo, che è favoloso. Leggiti anche Homo Sapiens, che è il primo capitolo, e Le lezioni per il XXI secolo, che è quello dopo. Ma ce ne sono altri, L'uomo flessibile di Sennett, o Bauman con La società liquida, The Game di Baricco, ecco, I barbari è uno dei libri a cui sono più affezionato e che mi ha proprio aperto questo mondo dei nativi digitali, cioè mi ha dato proprio la mappa su cui muovermi, perché tendenzialmente che cosa è cambiato dal vecchio mondo al nuovo mondo con le nuove tecnologie? Le nuove tecnologie ci hanno portato una valanga di nuove possibilità. Una valanga di nuove possibilità vuol dire anche un aumento considerevole ed esponenziale degli stimoli che noi ogni minuto o secondo raggiungiamo e riceviamo grazie ai dispositivi tecnologici e alle tecnologie. Il che vuol dire che quello che noi potevamo fare 20 anni fa in un minuto, oggi è centuplicato all'ennesima potenza grazie alle nuove tecnologie. E siccome nessuno istintivamente vuole rinunciare a una possibilità che gli è data, questo flusso continuo di contenuti e possibilità che ci ha investito, ci porta a una specie di isteria, c'è la famosa FOMO, che è la Fear of Missing Out, si chiama, la paura di perdersi qualcosa, no? Che qualcosa stia succedendo e tu non puoi partecipare, è una specie di ansia da esclusione. E questo che cosa ha portato, per atterrare sul nostro lavoro? Ha portato a far sì che i contenuti e gli stimoli che ci venissero proposti entrassero in competizione tra loro, perché tu una cosa è se devi rinunciare a fare una a leggere un contenuto in favore di un altro, una cosa è se tu devi rinunciare a leggerne 100 in favore di un altro. Cioè, quando io scorro Facebook, no, e sono pieno di proposte di contenuto, in un minuto ne posso scorrere centinaia, quindi come faccio a scegliere quale su quale soffermarmi? Se ce ne fossero solo due, io potrei scegliere tra uno e l'altro con una certa leggerezza. Quando cominciano a diventare tanti i contenuti, la posta in gioco è maggiore, quindi la concorrenza aumenta e quindi la qualità di questi contenuti diventa fondamentale. Però non è la qualità a cui eravamo abituati, cioè non è che cosa arrivano a dirmi i contenuti che mi fa fermare il dito mentre scorro la tastiera. Quello che mi fa fermare il dito è la forma che hanno questi contenuti, il loro grado di spettacolarità. Non so se è chiaro quello che dico. Quando qualcosa attira la mia attenzione, io fermo il dito perché c'è un cortocircuito nella routine. Quindi, l'argomento che io vi porto oggi è l'incipit, perché l'incipit è un elemento fondamentale nella creazione di un contenuto scritto, ma in realtà in qualsiasi tipo di contenuto. L'incipit vuol dire il primo approccio, vuol dire l'elemento che arriva per primo in una narrazione, che può essere visuale, cinematografica, personale. Qualsiasi tipo di narrazione ha un inizio e questo inizio, soprattutto oggi, è fondamentale per attirare l'attenzione. La frase che dovete segnarvi, se posso permettermi, quella che mi aiuta quando faccio questo lavoro è: per farti ascoltare, devi prima farti guardare. Perché io posso dirti la cosa più importante del mondo, ma se tu sei girato dall'altra parte, non mi vedi e non la senti. Per cui il lavoro sulla forma deve venire prima del lavoro sul contenuto, cioè deve essere altrettanto potente, valorizzare il contenuto, ma fare in modo di aprire una breccia nell'attenzione delle persone che oggi è così messa sotto stress, per far sì che le persone inizino veramente a porre attenzione a quello che vogliamo dirgli. Perché io potrei avere un contenuto delicato, complesso, articolato e magari
ho bisogno di tempo per raccontartelo bene. Allora, come faccio a fare in modo che tu arrivi a pagina 100 del mio libro? Devo partire con qualcosa che ti fa una promessa tale da tenerti attaccato fino a quando non capirai il motivo vero per cui io ti sto tenendo lì. Ed è un gesto molto complicato. Guardate, vi provo a condividere una slide. Se voi guardate i grafici, ce n'è uno che, ecco, lo vedete? Eccolo qui. Questo è il grafico di una visualizzazione di un video su Facebook di 3 minuti. Se voi guardate, dopo 10 secondi dall'inizio del video, l'attenzione cala del 90%, cioè il 90% delle persone ha mollato il video. Cosa vuol dire? Che io devo mettere tutto nei primi 10 secondi? No, potrei aver bisogno di parlare per più tempo, di creare un contenuto che arriva al momento X a 2 minuti e 16. E allora cosa devo fare in quei 10 secondi? Devo lavorare sulla forma, cogliere l'attenzione, fare in modo che la gente si ferma. Fate questo esercizio semplice, fatelo a casa, cioè quando scorrete Facebook e vi fermate, provate a capire perché quel contenuto ha attirato la vostra attenzione. Vedrete che ci sono questioni che vanno oltre il razionale, sono inconsce, sono colori, sono lunghezze dei paragrafi, sono disposizioni del testo, maiuscole, minuscole, un senso di pulizia, di ordine rispetto a uno di disordine. Quando voi vedete un testo tutto attaccato, un pippone, diciamo, fate fatica a metto la faccia così mi seguite meglio magari. Quando io metto un testo molto lungo, devo preoccuparmi di dividerlo in paragrafi. Questa è una delle prime regole che insegnano quando fai post sui social. Perché la gente deve avere l'impressione che non la stai tenendo per troppo tempo incollata. Guardate, la similitudine che vi può far capire meglio questo tipo di meccanismo la trovate nelle serie TV. Se io ti dico, vieni a casa mia stasera e guardiamo un film di 12 ore, tu mi mandi a quel paese. Se io invece ti dico, vieni a casa mia e ci guardiamo tutto Stranger Things o quello che vi piace, insomma, una serie TV che vi piace, voi dite figo, anche se dura 20 ore magari invece di 12. Perché? Perché la frammentazione in episodi è in linea con questa isteria del tempo che noi stiamo vivendo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu mi chiedi il mio tempo ogni 20 minuti, cioè di regalarti il mio tempo, ogni 20 minuti mi sembra accettabile perché mi dà un senso di libertà. Cioè io posso darti il mio tempo, ma voglio scegliere ogni tot se continuare a dartelo o se fare altro. Se tu me lo chiedi per un tempo prolungato in blocco, a me sembra troppo perché io in quelle 12 ore potrei fare milioni di altre cose. In quei 20 minuti altrettante, ma potrebbe valere la pena. Poi dopo sta a me a scegliere se continuare col secondo, il terzo, il quarto episodio, però io ho una sensazione di libertà maggiore. E allo stesso modo, quando io leggo un testo, se è frammentato in piccoli paragrafi, mi dà l'idea che io possa saltarne qualcuno, possa velocemente capire di cosa si tratta e leggerlo più velocemente, con più agilità e perdere meno tempo. Meno tempo e quindi meno occasione di fare altro. Detto questo, il concetto di incipit in letteratura era già arcinoto da tempo, perché gli scrittori si sono sempre pronunciati riguardo all'incipit come se fosse una delle cose più difficili, no? Che c'è da fare, perché appunto è quello che introduce il biglietto da visita, è la prima impressione che uno ha del tuo libro. E la prima impressione, voi sapete, anche con le persone è sempre molto importante ai fini della nostra percezione, del nostro giudizio riguardo all'oggetto che stiamo contemplando. Per cui gli scrittori si sono messi a lavorare sugli incipit creando dei veri e propri capolavori. E io adesso volevo leggerne qualcuno con voi per farvi degli esempi di incipit, perché uno dice sì, va bene, ma allora come deve essere questo inizio? Deve essere, abbiamo capito, innanzitutto accattivante. In che modo? Vediamo, ricondivido lo schermo e proviamo a vedere qualcuno.
Adesso facciamo un esercizio. Io vi leggo un pezzettino di questo libro e voi dovete nella vostra testa decidere un voto da 0 a 5 che vada a indicare quanto continuereste a leggere questo libro. Cioè da 0 a 5 quanto vi viene voglia di andare avanti. Ok? Allora. Aspetta che faccio in modo di non avere davanti l'interfaccia. Come si fa? Boh, si fa così. No. Posso spostare giù così. Va bene. Mio padre, Bev Parsons, era un campagnolo nato nella contea di Marengo, in Alabama, nel 1923. Che quando finì le superiori nel 1939 moriva dalla voglia di arruolarsi nell'aeronautica militare, quella che sarebbe diventata l'aviazione. Si arruolò a Demopolis, fu addestrato a Randolph, vicino a San Antonio, e sognava di pilotare un caccia, ma poiché gli mancava la predisposizione, imparò a bombardare la gente. Volava sui B-25, i Mitchell medio leggeri in servizio nelle Filippine, e più tardi sopra Osaka, dove portarono la devastazione dappertutto, sul nemico e su chi non se la meritava. Era un uomo molto alto, nel suo compartimento sul bombardiere ci stava malapena, bello, sorridente e dai modi accattivanti, con una faccia larga, quadrata e fiduciosa, zigomi sporgenti, labbra sensuali e ciglia femminili lunghe e seducenti. Aveva denti bianchi e luccicanti e capelli neri corti, dei quali era fiero, come lo era del proprio nome, Bev, capitano Bev Parsons. Non ammise mai che per la maggior parte della gente Bev lì era un nome da donna. Diceva che aveva radici anglosassoni. In Inghilterra è un nome comune. Là Vivian, Gwen e Shirley sono nomi maschili, nessuno li confonde con le donne. Era un irrefrenabile conversatore, di larghe vedute per un uomo del sud, e aveva un modo di fare garbato e compiacente che avrebbe dovuto fargli fare molta strada in aviazione, e invece non servì. I suoi acuti occhi nocciola perlustravano ogni stanza in cui metteva piede, cercando qualcuno che gli prestasse attenzione, mia sorella e me di solito. Raccontava vecchie barzellette nel modo istrionico dei meridionali, conosceva giochi con le carte e trucchi da illusionista. Era capace di staccarsi un pollice e rimetterlo a posto, di far sparire un fazzoletto e di farlo riapparire. Ok, date un voto a quanto questo pezzo di libro ha stimolato la vostra attenzione. Ok? Segnatevelo da 0 a 5. Adesso vado avanti, ve ne leggo un altro. E facciamo lo stesso esercizio. Prima di tutto parlerò della rapina commessa dai nostri genitori, poi degli omicidi che avvennero più tardi. La rapina è la parte più importante, perché fece prendere alla mia vita e a quella di mia sorella le strade che da ultimo avrebbero seguito. Non si capirebbe nulla della storia se prima non si parlasse di questo. Se c'erano due persone dalle quali nessuno si sarebbe aspettato che potessero rapinare una banca, quelle erano i miei genitori. Non avevano nulla di strano e ovviamente non erano criminali. Nessuno avrebbe pensato che fossero destinati a fare la fine che fecero. Erano persone normali, anche se naturalmente questo modo di pensare perse tutta la sua validità nel momento in cui fecero la rapina alla banca. Ok, dategli un voto. E adesso. Potete anche scrivere nella chat se volete, o sì, scrivetela nella chat. Ditemi se il voto del libro numero 1 è maggiore o minore o uguale del voto al libro numero 2. Allora, minore, minore, meglio il 2, maggiore il numero 1, minore. Ditemi minore quale, perché sennò io non so a quale vi riferite. Insomma, mi sembra che sono tutti d'accordo che sia migliore il secondo. Qualcuno dice uguale. Meglio il secondo, meglio il secondo, maggiore il secondo, migliore. Migliore uno, dice Alessia. Va bene, qualcuno ha preferito il primo. Devo essere sincero con voi. Vi ho tirato un brutto scherzo perché questo incipit qui, che vi ho letto adesso, continua così. Mio padre, Bev Parsons, era un campagnolo nato nella contea di Marengo, in Alabama. Cioè, è lo stesso libro, solo che questo è l'incipit vero
E questo qui è come prosegue il racconto. Perché ho fatto questo scherzo? Perché andando ad analizzare il testo, questa parte del racconto che vi ho letto all'inizio ci racconta di una persona che è molto lontana da noi, perché è un campagnolo dell'Alabama, del 39, che vuole fare l'aviatore. A noi ci frega relativamente, no? Di questa persona. La descrizione che ne fa è abbastanza brillante, quindi diciamo che lo stile può essere un elemento di cattura per farci andare avanti, ma tendenzialmente noi, a meno che non siamo legati in qualche modo particolare a questa storia, siamo abbastanza lontani da quello che ci sta venendo raccontato, il che vuol dire che non leggiamo ancora all'interno di questo testo un collegamento alla nostra storia. Noi siamo molto egoisti ed egoriferiti quando andiamo a leggere quando andiamo a leggere un contenuto. Speriamo sempre che quello che leggiamo in qualche modo ci torni utile, o ci racconti di noi, o ci aiuti a sciogliere qualche nodo emotivo, razionale che abbiamo, oppure che racconti una storia simile alla nostra e ci faccia vedere come potremmo fare in quell'occasione. Insomma, se ci sono degli elementi in cui io mi riconosco, il libro attira la mia attenzione tendenzialmente. È una sorta di spirito di sopravvivenza, proprio perché io per leggere un libro devo rinunciarne a tanti altri, no? Ogni volta. È lo stesso discorso. Allora, lui cosa fa? Prima di raccontarci la storia di Bev Parsons, il campagnolo della contea di Marengo in Alabama, ci fa una promessa e dice: sì, è vero, seguitemi, io vi parlerò di Bev Parsons e delle sue battute, eccetera, però ve ne parlo perché a Bev Parsons è successo qualcosa di molto particolare. Ed è qualcosa che, nonostante lui sia un campagnolo dell'Alabama, potrebbe succedere anche a voi, o ai vostri figli, o ai vostri genitori. Prende un tema universale, qualcosa in cui io posso ritrovarmi, se io ho dei genitori normali, posso pensare che a un certo punto potrebbero impazzire e fare una cosa del genere, chissà che non tocchi proprio a me in sorte una cosa così. Oppure se io sono genitore, oppure se conosco qualcuno che potrebbe aver fatto una cosa del genere, o che potrebbe farla. Se io prendo un tema universale, lo inserisco in una storia affascinante come questa qui che viene proposta e lo metto all'inizio di un libro, il lettore sa che questo libro parlerà di qualcosa che interesserà anche lui e quindi è portato ad andare avanti, sia per la curiosità rispetto alla storia, ma anche per la curiosità rispetto al tema, al fatto che questo libro può insegnargli qualcosa su di lui. È chiaro? Tu, Lucia, riesci a vedere se sono domande nel flusso di chat che ho creato? Claudio ti ha chiesto, ma scusa, il 2 è un po' troppo descrittivo, no? Come incipit ti chiede. Bah, il po' troppo descrittivo è sempre legato al gusto, nel senso che non c'è una misura e una regola. Io ho scelto di farvi vedere gli incipit di autori che sono universalmente riconosciuti e libri che sono bestseller proprio per diciamo, non incappare in errori di gusto. Tendenzialmente è un incipit che ha funzionato molto perché questo libro ha venduto molto e vi assicuro che io, che ho letto questo libro, sono arrivato a pagina 500 grazie a questo incipit perché volevo sapere che cosa era successo, come era andata questa rapina e quali erano gli omicidi. Mi aveva preso molto, lo stile era fluido, era brillante. Però io non sarei stato interessato al contadino dell'Alabama se avessi iniziato a leggere il libro dalla seconda pagina. Probabilmente l'avrei mollato lì. Questo incipit qui mi ha tenuto. Questo è un incipit trailer, lo possiamo chiamare come tipologia, perché ti anticipa parti della storia e ti chiama a scoprire come sono andate davvero le cose. Andiamo avanti con un altro incipit. Stavolta non facciamo l'esercizio, perché tanto il trucchetto ormai l'avete scoperto. Leggiamo un altro tipo di inizio. Soltanto i giovani hanno certi momenti. Non dico i più giovani, no. Quando si è molto giovani, a dire l'esatta, non vi sono momenti. È privilegio della prima giovinezza vivere d'anticipo sul tempo a venire, in quella bella continuità di speranze che non conosce né pause né attimi di riflessione. Ci si chiude alle spalle il cancelletto della fanciullezza e si entra in un giardino incantato, dove anche le ombre splendono di promesse e ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione. Non perché sia una terra inesplorata, si sa bene che tutta l'umanità è passata per quella stessa strada. È il fascino dell'esperienza universale,
da cui ci si aspetta una sensazione non ordinaria o personale, qualcosa che sia solo nostro. Riconoscendo le orme di chi ci ha preceduto, si va avanti eccitati e divertiti, accogliendo insieme la buona e la cattiva sorte, le rose e le spine, come si suol dire, il variegato destino comune che ha in serbo tante possibilità per chi le merita o forse per chi ha fortuna. Già, si va avanti. E il tempo anche lui va avanti, finché dinanzi si scorge una linea d'ombra che ci avvisa che anche la regione della prima giovinezza deve essere lasciata indietro. Questo è il periodo della vita in cui è probabile che arrivino i momenti di cui ho parlato. Quali momenti? Momenti di noia, ecco, di stanchezza, di insoddisfazione, momenti precipitosi. Parlo di quei momenti in cui chi è ancora giovane è portato a compiere atti avventati come sposarsi all'improvviso o abbandonare un lavoro senza motivo alcuno. Questa è la linea d'ombra di Conrad. Vedete, anche qui l'incipit è qualcosa che parla di un concetto universale, dei momenti che arrivano quando si è al limite della giovinezza e si arriva alla porta dell'età adulta. Tutti quanti noi ci siamo passati o ci passeremo. Chi legge questo libro intorno ai 30 anni tendenzialmente si sente abbastanza chiamato in causa quando vede questa storia. Poi dopo il libro va avanti raccontando la storia di un marinaio nell'Ottocento in Indonesia che abbandona una nave da trasporto su cui lavorava, quindi anche qui una storia lontanissima da noi. Però questo inizio, in cui ci dice guarda che questa storia del marinaio in realtà sta parlando di una storia di gioventù arrivata al termine e delle pazzie che ci porta a fare la malattia della seconda giovinezza, che lui la chiamerà dopo, questa cosa qui ti porta a leggere con un filtro molto preciso la storia che lui ti racconterà dopo. Ti dà un ingresso, ti dà un taglio alla narrazione, una specie di filtro fotografico, perché tu indossando gli occhiali col filtro che questo incipit ti dà, leggi quella storia sotto una chiave completamente diversa da come la leggeresti se non avessi avuto questo inizio qua. Anche questo è un modo di fare un incipit accattivante, al mio modesto parere. Non funziona l'audio? Ah, Benedetta? Benedetta, se ci sei, batti un colpo. Perché poi sennò rubo troppo tempo, mancano 10 minuti. Leggiamo l'ultimo e poi ho finito. Vi leggo un ultimo, molto più breve e magari incisivo. Ci sei, Lucia? Sì, io ci sono, è che non capisco, non so come, penso di sì, Benedetta si sente, dice a Francesca a Benedetta, ma non capisco dove Benedetta ha segnalato questo problema. Vabbè. Sulla chat c'era scritto, va bene. Comunque, vado. L'anno dei miei 90 anni, decisi di regalarmi una notte d'amore folle con un'adolescente vergine. Mi ricordai di Rosa Cabarcas, la proprietaria di una casa clandestina che era solita avvertire i suoi buoni clienti quando aveva una novità disponibile. Non avevo mai ceduto a questa né ad altre delle sue molte tentazioni oscene, ma lei non credeva nella purezza dei miei principi. Anche la morale è una questione di tempo, diceva, con un sorriso maligno. Te ne accorgerai. Boom. Che mi dite di questo? Qui è un triplo carpiato per quanto mi riguarda. Perché in questo momento l'autore, voi lo state vedendo o state vedendo me? Noi vediamo te. Ti Ah no, va bene, ora vi faccio vedere. Allora, lo dicono che faccio. questo è almeno un 4, che è molto efficace, che anche questo cattura molto la mia attenzione. Eh già, questo qui è un capolavoro di inizio, secondo me. È un tiro da tre perché in 10 righe ci porta avanti e indietro come una pallina pazza. Perché cosa fa? Questo è Markets, quindi parliamo di livelli altissimi. Memoria delle mie puttane tristi si chiama. Leggetelo, è cortissimo ma intenso. Lui cosa fa? Parte con una frase shock. Ti dà una botta, dice l'anno dei miei 90 anni decisi di regalarmi una notte d'amore folle con un adolescente vergine. Tu dici, oddio, chi è questo stronzo? Speriamo che non ce l'abbia fatta. Ok? Cioè, la sensazione, almeno mia, di fronte a questa frase è di boom, respinta. Stimola la curiosità perché mi stai raccontando di qualcosa di osceno e quindi c'è sempre un elemento di curiosità di questo tipo di cose. Però io mi sento lontano dal protagonista. Poi dopo dice, cioè penso che è un pervertito, che sia una persona
lontana da me. Poi ti dice: mi ricordai di Rosa Cabarcas, la proprietaria di una casa clandestina che era solita avvertire i suoi buoni clienti quando avevano novità disponibili. E ti dice: non avevo mai ceduto a questa né ad altre delle sue molte tentazioni oscene. Ma lei non credeva nella purezza dei miei principi. Anche la morale è una questione di tempo, diceva. Te ne accorgerai. Ed ecco che immediatamente la persona che io sentivo così lontana da me, nella prima frase, mi ripiomba addosso perché scopro che non era un pervertito che tutta la vita faceva queste schifezze. Era uno che fino a 90 anni non aveva mai ceduto né a questa né ad altre delle sue molte tentazioni oscene. E allora dico anch'io, adesso non lo faccio. Però chi me lo dice che a 90 anni non ce la farò mai, non ce la farò e cederò anch'io a questo tipo di tentazioni oscene? E lei, questa Rosa Cabarcas, che a quanto pare ne ha conosciuti molti, dice: la morale è una questione di tempo, te ne accorgerai. Ed ecco che all'improvviso ti sta dicendo: guarda che questa persona che hai appena giudicato malissimo potrebbe essere, boom, esattamente la descrizione di te a 90 anni. Ed ecco che qui parte una storia che improvvisamente potrebbe riguardarti ed è un colpo di scena. Chiaro? Queste sono operazioni delicatissime. Uno lo legge e pensa che è stato scritto di getto, ma in realtà io sono convinto che sotto queste 10 righe ci sia un lavoro di precisione chirurgica. Sono espedienti retorici, sono meccanismi narrativi in 10 righe. Ti viene Per cui chiesto adesso. se Sì. è un cambiamento di punto di vista. Ma no, il punto di vista no, perché è sempre una prima persona che parla al lettore. Il punto di vista sarebbe se parla lui in prima persona, a un certo punto parte la voce di Rosa Cabarcas, non come citazione, come qui c'è, ma come se fosse lei che dice: vedevo il signore entrare ogni giorno e mi ha chiesto. Quello è un cambio di punto di vista. Questa qui è proprio No, non c'è un cambio, c'è lui che va avanti con la storia e tu cambi tu all'improvviso la tua percezione del personaggio. Cioè ti fa fare un cambio di giudizio rispetto al personaggio in una riga, cioè questa cosa lo può fare lui e, boh, non lo so, forse altre due persone al mondo al momento sono capaci di fare sta roba, però tendenzialmente noi dobbiamo guardare in alto e puntare a fare cose come i grandi. Certo. Bene, quindi ritornando all'atterraggio sui social network, sulla vostra scrittura, sappiate che l'inizio, la prima frase, le prime parole che utilizzate quando scrivete un testo determineranno la voglia di andare avanti a leggere i vostri lettori. Per cui anche se il contenuto bello arriva dopo 3 righe, preoccupatevi della prima, trovate una forma che sia accattivante. Ok? Sì. Ok. Dunque. Io ho finito l'argomento e penso anche il tempo perché ti ho rubato quasi tutta l'ora. Va là, va là. Siamo perfetti. In questo momento mi sembrerebbe corretto lasciare lo spazio anche per qualche domanda, se qualcheduno di voi ne ha. Sì, Dunque, vabbè, assolutamente. penso che tutte le cose che sono arrivate, dice Ilaria, è molto spontaneo come incipit market. Potrebbe sembrare quasi un aneddoto raccontato di persona. La Claudia invece ti dice che triplo carpiato è un ottimo modo di descrivere. Sì. Eh beh, è un triplo carpiato. Allora, prima domanda, è possibile iniziare un incipit con una domanda per catturare Assolutamente. l'attenzione delle para follower? Dipende dalla domanda. Allora, io tendo sempre a evitare i testi che sono un elenco di domande, cioè molte volte trovi descrizioni di oggetti o di corsi o di lezioni o di cose varie che sono una serie di domande. È possibile fare questo? Come si fa a fare? Va bene, certo, questo è quello che io mi aspetto. Come avete visto negli incipit, devi provare a dare qualcosa che io non mi aspetto al lettore. È ovvio che il tuo corso, la tua lezione, il tuo oggetto risponderà a un'esigenza o a una domanda o a un bisogno. Però se tu riesci a raccontarmelo in maniera diversa, mi ci fai forse affezionare di più. Ti fai Allora, qui adottare un testo come se fosse una materia plastica. Lo è sempre, non è mai una materia rigida.
sei sempre lì che fai la borlime, che fai taglia, cuci, sposta. Molte volte, anche quando mi capita di fare editor di testi di altri, molte persone, non so perché, una specie di regola che ho riscontrato empiricamente, se tu togli il primo paragrafo da un testo e parti dal secondo, è sempre più interessante. Quando leggete una mail, quando leggete una descrizione, se tu parti dalla seconda frase o dal secondo paragrafo, è sempre più interessante come inizio rispetto a quello che uno ha scritto, perché è come se fossimo dei diesel, partiamo un po' lenti, poi dopo ingraniamo la marcia e inseriamo parole e concetti più interessanti, ma all'inizio si è sempre un po', più che altro siamo un po' impastati in una maniera, no? Molte volte faccio fare, per esempio, esercizi di autodescrizione, dico ok, raccontati in 10 righe, e tutti partono con mi chiamo così, sono nato a, ho tot anni e vivo a. Ma chi l'ha detto che le prime informazioni che io debba dare di me stesso debbano essere anagrafiche e in quest'ordine? Eppure è una maniera a cui noi siamo abituati, quando ti presenti, dici ciao, mi chiamo Francesco, sono nato qui, ho fatto questo. No, io posso iniziare la mia storia con qualsiasi altro tipo di informazione. È una specie di montaggio che io faccio delle informazioni che ho in possesso e posso anche lì fare un trailer, fare uno spoiler, fare un tema generale, mettere una riflessione, cioè, no, non è detto, capito? Poi mi dicono qual è il peggiore degli incipit che hai letto. Uff, il peggiore è, dovrei pensarci perché di solito uno le scorda le cose brutte. Non lo so, se mi viene in mente nei prossimi 3 minuti te lo dico, però tendenzialmente faccio fatica a ricordarli. La regola dal tema generale alla storia particolare è sempre la migliore, no? O esistono esempi di buon incipit che partono da un piccolo particolare per poi allargare lo sguardo? Sì, ci sono incipit. Se tu leggi l'incipit di 100 anni di solitudine, mi sembra che sia una cosa tipo di fronte al protone di esecuzione, mi ricordai di quel giorno che mio padre mi portò a conoscere il ghiaccio. E tu dici, wow, è un momento preciso che ti crea un cortocircuito, perché questo ti mette in una situazione innanzitutto particolare, di fronte al protone di esecuzione. E poi ti dice, pensai, tu ti ricordi tutta la tua vita, oppure pensi che male ho fatto, questi no, quello che lui pensò è il giorno che suo padre lo portò a conoscere il ghiaccio. Poi vai avanti e scopri che c'era Melchiades che portava gli oggetti a Macondo, ma va bene, quella è tutta un'altra storia. Però questo è un momento preciso, particolare, e viene descritto, non è un tema generale. Tu ti ci puoi ritrovare andando avanti. Pensa all'incipit di Soffocare, di Palahniuk, che mi è rimasto impresso parecchio. Non l'ho letto, se vuoi dircelo. Intanto ne approfitto, visto che siamo all'ultimo minuto, per dire questo. Innanzitutto per ringraziarti tanto, e leggi anche Grazie a te molto, per l'opportunità. ti va riconosciuto. Dunque, mi Non ho piacerebbe, capito, scusa. volevo farti i complimenti anche per le tue doti di lettore, oltre che di Ah, formatore. questo è il retaggio del teatro che ho fatto, ti ho detto, poi uno cerca di mettere dentro Lo metti dentro gli un po' attori. comunque. Grazie. Poi, dunque, tu hai parlato per i consigli delle letture, tu hai consigliato Conrad, Marquez, Harari, direi che più di così oggi non possiamo veramente fare perché Anche siamo Richard Ford. ricordati. Sì. Ora invece però devo anche dare un piccolo esercizio al nostro gruppo di lavoro. Mi piacerebbe proporvi, spinti dalle considerazioni che abbiamo fatto oggi, grazie a Francesco, sulla capacità della prima riga dell'incipit di poter di innovare e di catturare la nostra attenzione, vi propongo di scrivere un post, quindi facciamo ponte tra questo incontro e il prossimo, che sarà tutto sulla scrittura dei social media, di scrivere un post riuscendo a stupirci su un tema che in questo momento dobbiamo trattare però allo stesso tempo anche con rispetto, che è la riapertura delle varie attività commerciali. Quindi immaginatevi di essere, scegliete voi, una lavanderia, un bar, una biblioteca comunale e provate a impostare il copy, la parte scritta di un post il cui oggetto è stiamo riaprendo, ogni realtà ovviamente secondo i dettami e le accortezze che deve rispettare. Però mi piacerebbe sperimentare insieme quello che ci ha appena spiegato Fra sull'importanza di saper utilizzare i contenuti che abbiamo in maniera innovativa e strategica
vediamolo calato in un contesto a noi vicino e oggettivamente complicato, perché è tendente alla retorica, perché dobbiamo trattarlo con un determinato tipo di rispetto e dobbiamo ovviamente parlare con il tono di voce della realtà che stiamo rappresentando. Quindi, se avete altre domande da fare a Francesco, scrivetele via mail, dobbiamo liberarlo adesso. Quindi se volete scrivermele via mail sarà mia premura inoltrargliele. Io, Frati, ringrazio tantissimo di averci dato questa bella lezione e averci ricordato quanto è importante un incipit. Quindi grazie Grazie a voi. per avermi insegnato oggi. La mail vogliono. Allora aspetta, ti metto la mia mail. Eccola qui, franappi@gmail.com. Grazie a voi ragazzi, siete stati favolosi, grazie a Lucia soprattutto. Thank you, grazie Fra, grazie a te, figurati. Ciao ragazzi, Ciao, e ci ciao. Ciao, vediamo. grazie. Ciao, Ciao, grazie. ultima. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. grazie. Ciao.